sito della Fondazione di Roma contiene un altro tratto distintivo o pilastro dell'identità storico-culturale degli antichi romani, la devozione religiosa, la pietas. Nel mito essa è incarnata da Rea Silvia, la madre dei gemelli. I progenitori dei romani, Romolo e Remo, sono figli di una vestale, la sacerdotessa della dea Vesta, a cui spettava il compito di mantenere sempre acceso il fuoco all'interno del tempio dedicato alla dea. Non è un caso quindi se il popolo romano rivendicava sé il primato nella devozione religiosa, come si legge in un passo di un discorso di Cicerone sul responso degli aruspici. Non siamo superiori nel numero agli ispanici, né per la forza fisica ai galli, né per l'astuzia ai cartaginesi, né per le arti ai greci, ma certamente siamo superiori a tutti i popoli e alle nazioni nella devozione, pietate, e nel sentimento religioso, religione, e perché sappiamo che tutte le cose sono governate e rette dalla volontà divina. Non c'è da stupirsi che questo primato potesse essere considerato il motivo principale del successo di Roma. Mi sono anche convinto, dichiara sempre Cicerone, che Romolo, con l'istituzione degli auspici e Numa, con quella dei sacrifici, abbiano gettato le fondamenta della nostra città, la quale mai avrebbe potuto raggiungere una tale grandezza se non ci fossimo sommamente impegnati nel guadagnarci la benevolenza degli dèi. A differenza di quanto accade oggi, l'esperienza religiosa